Andiamo a vedere a Zadorzhniuk e Verbiglio, anche loro ucraini, allenati da Nikolai Morozov e Alexei Gorshov. Per ora il loro miglior punteggio, il loro miglior risultato in carriera è il 7° posto ai campionati europei dello scorso anno a Helsinki. Si allenano anche negli Stati Uniti, ecco anche appunto perché il sodalizio con Nikolai Morozov. Anche per loro una musica che rispetta il loro paese, Ucraina, 50-86, il loro personal best. E intanto è venuta a trovarci in postazione proprio la splendida Anna Cappellini. Grazie Anna per averci raggiunto qui in postazione. Allora, le prime sensazioni dopo questa bellissima original dance. Dunque, non siamo completamente soddisfatti della performance, ci sentiamo di non aver dato proprio il 100%, però siamo soddisfatti di come abbiamo gestito il momento di tensione, perché non ci sentivamo al massimo durante questa danza, ma ci guardavamo negli occhi per darci fiducia a vicenda, per arrivare in fondo pulito, senza errori particolari. Purtroppo un pochettino abbiamo visto che i punteggi hanno risentito di questa nostra defiance, però domani vogliamo dimostrare davvero quello che sappiamo fare e andremo giù con un altro spirito. Senti, ti chiedo, per tornare prima ancora alla coppia Cappellini la notte, mm-hmm. Ma hai visto tu il costume di Dominina Schabalin? Che effetto ti ha fatto? È molto molto particolare, però la bellezza di queste danze folcloristiche che Riso ha proposto è proprio che si vedono delle cose nuove, delle cose inaspettate che sono molto interessanti anche da vedere, ecco, anche sì, per l'occhio. Ho capito, ma tu e Luca siete sempre simbolo dell'eleganza. A volte Luca, quando interpretate Love Story, a Luca basta un maglioncino, e qui poco mancava che sradicassero un cespuglio per andare in pista. A me sono piaciute le foglie che uscivano dal pattino. Insomma, fanno sorridere, però trovo che intrattenga molto queste danze folkloristiche in generale. Poi magari l'aborigeno non era proprio il mio preferito, però insomma non si può certo negare che siano due ottimi pattinatori in grado che possano permettere anche queste scelte un po' estreme. Avrei preferito le danze russe per loro. Anna, domani cosa promettete nel free e soprattutto spiega che cosa farete vedere? Dunque, la nostra danza libera è sulle musiche di Requiem for a Dream. È una danza libera molto diversa da quelle che abbiamo proposto negli ultimi anni. È molto cupa, dark, incentrata sulla potenza, sugli elementi tecnici, su questo nuovo stile che la nostra nuova scuola ha voluto darci, perché ci hanno detto: siete giovani, non è giusto che vi fossilizziate, ma anzi che impariate tanti nuovi stili. Ci hanno mandato a lezioni di danza moderna e ci hanno affiancato un coreografo molto molto bravo, Stefan Mirabel, che ci ha aiutato nella creazione della coreografia. Siamo molto fieri della nostra danza libera perché è piaciuta molto in campo internazionale, abbiamo ricevuto ottime critiche e cercheremo di farle onore, insomma, renderle giustizia. Anche perché nei precedenti programmi non è che tu facessi una bella fine sempre, perché tra Love Story e il precedente programma sempre Luca che rimaneva lì da solo. Esatto. Qui meglio ora di cambiare. Questa volta è il mio turno di giocare, di fare la parte dell'assassina. E la vostra versatilità, la vostra capacità di essere poliedrici vi pone di fatto tra le prime coppie al mondo. Ormai non si può più parlare né di sorpresa, né di promessa, né di futuro. Il presente è già qui, Anna. Insomma, noi abbiamo sempre cercato di lavorare al massimo, siamo stati molto costanti nelle nostre prestazioni, nei nostri risultati, e abbiamo dimostrato a tutti di far parte del gruppo di testa. Ormai è proprio lì davanti a noi, adesso gli anni prossimi qualcuno si ritirerà, qualcun altro cercheremo di batterlo, e quindi pensiamo proprio che è vero, il futuro ormai sia alle porte, sia qua, sia arrivato. Senti, a proposito del rapporto con Luca, sappiamo che è un perfezionista anche un po' fin troppo pedante. Livello di insopportabilità in questa periodo della stagione? No, va benissimo, anzi da quando ci siamo trasferiti in Francia
siamo diventati molto più amici perché ci sentivamo soprattutto all'inizio un po' fuori casa, quindi eravamo lì l'uno per l'altro a sostenerci, per cui crescendo le cose migliorano, diciamo, diventiamo sempre più maturi, litighiamo sempre di meno, ancora un po', ma sempre di meno. Domanda di Franca Bianconi per Anna Cappellini, non solo una considerazione Franca, ma proprio una domanda prima di lasciarla andare a cambiarsi. Ma il mio campo è sempre il campo tecnico, cosa reputate d'aver cambiato nel vostro modo di pattinare? Dunque, abbiamo lavorato tantissimo per migliorare i nostri skating skills, cioè la nostra abilità di pattinatori, di utilizzare appieno le spinte, il lavoro delle ginocchia. Era una cosa che sentivamo ci mancasse e che la nostra scuola, la nostra nuova scuola, ha sempre invece proposto. Quindi sicuramente avevamo fiducia del fatto che loro potessero aiutarci a migliorare questo aspetto del nostro pattinaggio. Quindi quello è sicuramente la decisione in gara.